Ciao a tutti e a tutte, io sono Federica e benvenuti o bentornati in questo canale. Come penso già avete letto dal titolo, oggi il video sarà un po' diverso dal solito. Voglio registrarlo perché in passato sicuramente un video del genere mi sarebbe stato molto d'aiuto e perché appunto vorrei che servisse a tutte quelle persone che soffrono del problema di cui parleremo oggi, che appunto è la menorrea. Prima di partire, solito disclaimer, io non sono un medico, non sono una ginecologa, ma tutto quello che vi dirò ovviamente non è frutto della mia fantasia, ma sono cose che ho appreso attraverso la mia esperienza consultando medici nel momento in cui in passato anche io ho avuto questo problema di cui vi parlerò. Prima di prendere tutto quello che vi dirò alla lettera, vi prego di chiedere prima al vostro medico, perché ognuno di noi è diverso e la mia esperienza potrebbe essere anche appunto differente dalla vostra. Parto col dare delle definizioni, perché magari alcuni di voi non sanno che cosa sia la menorrea. La menorrea è la mancanza del ciclo mestruale. Vi sono due tipi di amenorrea, la menorrea primaria e la secondaria. La menorrea primaria accade quando una donna non ha le mestruazioni al compimento dei 16 anni, mentre la secondaria consiste nell'interruzione del ciclo mestruale per almeno 6 mesi consecutivi, una volta che però già si è avuto in passato. Oggi vi parlerò del secondo tipo di amenorrea, che è quello che ho avuto io in passato, quindi condividerò con voi la mia esperienza e in qualche modo ricercare di aiutare tutte quelle persone che ne soffrono e che vogliono trovare una soluzione. Questo tema è un po' ancora un tabù, infatti non se ne parla tantissimo nel web perché si associano le mestruazioni allo sporco o a una cosa della quale quasi vergognarsi, ma in realtà io penso che non dovrebbe essere così perché è un processo assolutamente naturale, quindi non so perché ci sia tutta questa vergogna nel parlarne. E appunto oggi vorrei farlo perché io sono una ballerina e ho vissuto questa esperienza, ma so che ci sono tantissime altre ballerine sportive o anche persone in generale che ne soffrono. E quindi spero veramente di poter aiutare col mio video e di poterle guidare in una futura guarigione. La mancanza del ciclo mestruale può sembrare da un lato una comodità, perché ovviamente non bisogna stare insomma preoccupati di sporcarsi, non dobbiamo comprare gli assorbenti e sicuramente in un primo momento potrebbe sembrare tutto anzi positivo, ma in realtà non è così, perché è un processo indispensabile per il corpo di una donna, perché da un lato ovviamente riguarda la fertilità, è quindi indispensabile se in futuro si deciderà di avere figli, ma dall'altro lato è anche fondamentale per la salute delle ossa, perché infatti senza ciclo mestruale le ossa sono soggette a indebolimento, si rischia l'osteoporosi e sicuramente per una ballerina o uno sportivo ciò non è l'ideale. Io ho avuto la prima mestruazione quando avevo 14 anni, quindi è abbastanza tardi, ma in realtà come età, come ho detto prima, entro i 16 è un'età che va bene. Poi le ho sempre avute regolari fino ai 19 anni, anche quando ero in Accademia alla Scala non avevo nessun tipo di problema, nonostante si possa pensare che sia nel periodo scolastico che questi problemi possono pervenire. A 19 anni, dopo il mio diploma, quando ho iniziato a lavorare per le audizioni, per cercare di entrare in una compagnia di danza, è lì che ho iniziato a perdere peso ed è lì che è iniziato tutto il problema appunto di cui stiamo parlando. Infatti la mancanza di ciclo mestruale è collegata a ovviamente tantissimi fattori, perché avviene grazie a degli ormoni che produciamo nel nostro corpo e questi ormoni possono non essere prodotti nei momenti di forte stress, di dimagrimento, quando vi è una massa grassa inferiore alla norma. È tutto un fattore psicologico. Se il corpo non si sente forte, non si sente pronto per affrontare un ciclo mestruale e si sente debole, pensa di non avere abbastanza energie, allora lo blocca. A 19 anni ho intensificato moltissimo i miei allenamenti a danza. Soprattutto la cosa che ha fatto un po' cambiare il mio metabolismo, il mio organismo, è stato quello di iniziare a tracciare le calorie di ciò che mangiavo. Era una cosa che non facevo prima e che ho iniziato a fare perché volevo avere più controllo di quello che mangiavo. È stato un errore grandissimo, perché poi è stato questo che appunto mi ha portato a avere questa ossessione per il cibo e calcolare le calorie. Infatti avevo scaricato questa applicazione che vi consiglio di eliminare se l'avete e di non scaricare mai se non l'avete, perché porta veramente a una ossessione. Ma io lo facevo inconsapevolmente perché non mi rendevo conto di quanto sbagliato fosse il mio comportamento. Infatti all'inizio pensavo anzi che questa cosa potesse servirmi, perché pensavo che in quel modo potessi controllare ciò che mangiavo, quindi vedevo quante proteine, quanti carboidrati, quanti grassi assumevo e quindi pensavo di star facendo una cosa giusta, ma in realtà non è così. Per i primi mesi in cui il ciclo appunto non è venuto,
non me ne ero neanche accorta perché l'ho presa appunto da questi allenamenti, dal fatto che volessi arrivare a un certo livello tecnico e essere pronta per le audizioni. Ma poi dopo 5-6 mesi ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché appunto non era normale il fatto che non mi venissero le mestruazioni. Sicuramente le cause sono state quindi l'ossessione verso il contare le calorie, che mi portava inevitabilmente a cercare di ridurle sempre di più, nonostante non avessi bisogno di dimagrire, e sicuramente il sovraffaticamento, il fare troppo esercizio e non compensare le calorie bruciate con il cibo, quindi con le calorie assunte. Andavo tantissimo in palestra, facevo molto cardio e a volte, anche se pensiamo di fare esercizio fisico per migliorare la tecnica, facciamo una cosa di controproducente ed è quello che è successo a me. Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 pesavo circa 44-45 kg e sono alta circa 1,65 m, il che è pochissimo. E la cosa strana era che comunque io mi vedevo in forma e non pensavo ci fosse un problema dietro questa eccessiva magrezza. Anzi, comunque ho superato delle audizioni, quindi ho iniziato a lavorare come ballerina, mi sentivo abbastanza a posto con me stessa, ma poi ho capito che non era così. Adesso se riguardo le foto di quel periodo, mi sembra di vedere un'altra persona, è brutto dirlo, ma non mi piaccio completamente. Ma in quel periodo anzi mi piacevo, e questo penso che sia la cosa peggiore, perché fino a quando qualcuno non te lo fa notare, che si è superato il limite, è difficile che tu stesso te ne renda conto. Io non ho mai smesso di mangiare, quindi io comunque mangiavo, mi ricordo, mangiavo non abbastanza. Per esempio bruciavo 100 e mangiavo 70, quindi sicuramente questo mi portava a dimagrire o comunque a mantenere un peso che non era sano per il mio corpo. Dopo circa un anno e mezzo dall'inizio della menorrea, ho iniziato a guardare su YouTube video per capire le esperienze delle altre persone, e questo è anche un motivo per il quale ho scelto di fare questo video, perché sicuramente se l'avessi visto avrei capito come comportarmi. E appunto queste ragazze dicevano che l'unico modo per far tornare le mestruazioni era quello di prendere peso e di smettere di esercitarsi, quindi di smettere di fare esercizio fisico. Ma io pensavo, per me è impossibile questo perché io sono una ballerina e non posso smettere di fare esercizio fisico perché è il mio lavoro. E quindi da un lato ero molto combattuta perché non sapevo come comportarmi, perché sicuramente non potevo smettere di allenarmi e quindi mi sembrava tutto molto assurdo. Ho scelto così di contattare dei dottori, dei medici, per capire cosa fare. Come prima cosa ho fatto un'analisi del sangue, ed è una cosa che consiglio di fare a tutti indipendentemente da questi tipi di problemi, perché ci permettono di vedere se abbiamo carenze nutrizionali. Ma lì sembrava tutto a posto. I valori degli ormoni, che come ho detto prima gestiscono il ciclo mestruale, erano bassi, come se quasi non avessi mai avuto le mestruazioni. Risultava come se fossi una 14enne quando in realtà avevo quasi 20 anni. E quindi in un primo momento mi è stato consigliato di prendere la pillola. Il fatto è che comunque la pillola porta ovviamente un ciclo mestruale che però non è naturale. Quindi da un lato si risolve il problema, ma non del tutto, perché non è un ciclo mestruale naturale, quindi ti dà un po' l'illusione di essere tornata normale, ma non è così. Tra l'altro poi ho fatto anche delle analisi del sangue, perché vi è anche il rischio di trombosi prendendo la pillola, e io geneticamente ne sono appunto predisposta, quindi ho dovuto smettere di prendere la pillola. E da un lato è stato un bene, perché probabilmente se avessi continuato non avrei risolto il problema principale, che stava nella mia testa, che era appunto l'eccessiva magrezza e l'ossessivo controllo di ciò che mangiavo. Quindi ho contattato un altro ginecologo, che mi ha ovviamente sconsigliato di prendere la pillola appunto perché rischiavo la trombosi, e mi ha consigliato invece di assumere degli integratori di acido folico, che è importantissimo per il ciclo mestruale, preso il Nosifol per 4-5 mesi. E devo dire che alla fine ha funzionato, ma integratori a parte, il vero modo per far tornare le mestruazioni è prendere peso. Io adesso peso 52 kg, quindi rispetto a quel periodo ho preso 8 kg, ma sto bene, comunque fisicamente non si vede, non sono grassa, anzi adesso sembra appunto normale. E mi ricordo che appunto mi sono tornate a gennaio di quest'anno, perché avevo preso peso e penso che anche senza l'integratore mi sarebbe tornato comunque il ciclo, perché soprattutto avevo cambiato la mia mentalità. Mi ricordo il mio percorso di ritorno alla normalità è iniziato quando ho cancellato l'applicazione per contare le calorie e ho installato quella per tracciare le mestruazioni.
Penso che staccarmi da quell'applicazione sia stato veramente il momento di svolta per me, perché ero arrivata a pesare ogni singola cosa, a controllare ogni singolo alimento che mangiavo in qualsiasi momento della giornata in modo ossessivo. Il fatto di non avere più questo stress del cibo che doveva essere sempre un tot di calorie sicuramente mi ha rivoluzionata. Ora non posso dire di non allenarmi perché mi alleno tanto quanto prima, ma sicuramente ora mangio con libertà, mangio quando voglio, quello che mi va, e questo sicuramente è quello che ha fatto la differenza. Questi 8 kg li ho presi a poco gradualmente, in modo consapevole, soprattutto appunto fidandomi del mio corpo e ascoltandolo. Sui social spesso si vedono foto di ballerine magrissime e io veramente penso che sia sbagliatissimo condividere questi contenuti, perché danno un'influenza negativa sulle ragazzine piccole che non sanno ancora come comportarsi e che pensano che imitare queste persone così magre sia la cosa giusta da fare. Infatti voglio anche mandare un messaggio a queste persone che magari sono nelle scuole di ballo o che vogliono diventare dei ballerini: per favore non fissatevi con questa cosa dell'alimentazione, non puntate a essere magre, ma puntate alla tecnica, lavorate sui muscoli, rinforzate i vostri punti deboli, ma non intaccate mai l'alimentazione, non fate mai in modo che il cibo diventi un'ossessione. Questa è la cosa veramente più importante secondo me. Quindi se tornassi indietro, se la Federica di qualche mese fa guardasse questo video, le direi: cancella quell'applicazione, torna a mangiare normalmente e non preoccuparti, perché questi 8 kg mi hanno veramente dato la vita, è una svolta. Adesso che ho di nuovo il ciclo mestruale mi sento di nuovo sana, mi sento di nuovo una donna e mi sento guarita. Il nostro corpo ha bisogno di energie, di cibo, di nutrirsi, quindi non mangiate solo una mela a pranzo, l'insalata a cena è un cracker per merenda, per favore, perché è controproducente. Più noi mangiamo i carboidrati, la pasta, gli sportivi soprattutto, più diamo energia al nostro corpo e permettiamo al nostro corpo di crescere. Io spero che questo video vi sarà d'aiuto, spero che riuscirà a far cambiare un po' mentalità alle persone che soffrono di questo problema, che eviterà alle persone che non soffrono di questo problema di soffrirne in futuro, e che la mia esperienza possa essere utile a tutte quelle persone che stanno cercando di uscire da questo problema. Se avete delle domande su questo tema, scrivetemele nei commenti, sarò felice di rispondervi. Prima di lasciarvi, vi invito a iscrivervi a questo canale, cliccando il pulsante rosso qui sotto, supportarmi con un bel mi piace, e se volete seguirmi anche su Instagram, in cui pubblico molto più spesso. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un grande abbraccio, ciao!